sono perse. Oggi, avendo iniziato più tardi, non abbiamo la solita lezione di cucina con Giovanna, che rivedremo naturalmente venerdì prossimo. Ha mandato la giustificazione. Ha mandato la giustificazione oggi. Ma facciamo una ricetta shui shui, è quella dell'ultimo momento. Le ricette pronti via. Le ricette qua, no? Pronti via mi piace. Ti piace pronti via? Allora, cosa facciamo? Un cordon bleu di pane, quindi una cosa molto semplice. Tra l'altro bisogna usare il pane, quello dei tramezzini. Ah. Una piccola, insomma, un piccolo segreto, il perse trucco. Quando tenete fuori il pane, vi suona il telefono, è pronta l'asciugatrice, vi chiama la vicina, ma l'avete già tirato fuori dal cassetto, un po' di carta da cucina bagnata e il pane rimane sempre morbido. Quindi anche quando avete, esatto, quando avete anche già i tramezzini pronti, sempre quello lì. Cosa facciamo? Prendiamo il mattarellino, lo schiacciamo un attimo, quindi lo abbassiamo un attimo di spessore. Ecco qua. Poi prendiamo delle fette di prosciutto, delle fette di prosciutto crudo, delle fette di coppa, quello che avete vuoi in che caso. Ti sbatta le uova? Grazie Antonella. Così dai. Grazie mille. Tanto questo è un lavoro di bassa manovalanza, so farlo. Le mettiamo qua, aspetta che lo abbasso ancora bene bene. Ecco qua. Poi ci mettiamo dentro della scamorza, della provola, quello che avete, ad esempio Fior di Giglio ha avanzato la provola affumicata, potrei usare anche quella. Certo, no? Quello che avete, comunque quello il prosciutto cotto. No, sopra, aspetta che tanto qua bisogna fare la produzione dopo. Quindi c'è. Hai avanzato un po' di formaggio grattugiato? No, l'ho messo. Ah no, guarda. C'è? Mettilo nelle uova che gli dà il saporino. Cioè, vedi, senza qua sale. Non si butta niente. Ecco. Invece perfetto. Del sale mettete un po' di formaggio grattugiato. Esatto. Poi mi hai insegnato tu che se faccio così con la forchetta viene bella sfumosa. Perfetto, esatto. Vedi? E fai anche meno fatica a friggere. Amore mio. Ciao ragazzi. Poi prendiamo un bel copapasta o un bicchiere o una tazza, quello che avete, e coppiamo. Questo non lo buttate che diventa il pane grattugiato a pezzi, buonissimo, certo, per fare tutte le cose in cucina. Poi andiamo a schiacciare bene 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 i bordi, così. Questa potrebbe anche essere una merenda golosa. Esatto, infatti stavo pensando che una specie di toast fritto. Brava, quella era proprio l'idea. Poi cosa facciamo? Li mettiamo nell'uovo sbattuto, così. Se avete un po' di formaggio grattugiato, mettetelo nell'uovo che è ancora più saporito. Come abbiamo fatto noi, quello avanzato. Quindi le passiamo bene e quando la mettete nell'uovo, fate attenzione a sigillare bene bene i bordi, ma soprattutto dobbiamo fare attenzione qua. Quindi sul bel mucchio di pane grattugiato e premete bene, non abbiate paura. Così vedete come fa il prof. Non abbiate paura perché così si incollano i bordi e non uscirà nulla. Perché sennò esce poi tutto in frittura. Esattamente, siccome a me piace, vedi che si incolla perfettamente qua? Olio, anzi lo facciamo due volte perché mi piace la crosticina bella importante, così abbiamo una croccantezza che contrasta il morbido del pane. Olio di semi alto oleico, io l'ho usato adesso in questo momento, potrei usare anche lo strutto, è Barbara, quindi tranquillamente. Certo. E si frigge, quindi Ale, pronti via. E via, pronti via. Io ce le ho anche già in forno pronte. Vado io a prendertele. Grazie, perché Antonella. Sennò il... Allora, se aspettiamo da Alfio domani mattina. Alfio, guarda dove sei seduto, Alfio. Sono qua. Guarda dov'è. Va. Ma no, ero perché mi ha chiamato Giusina. Sì, ti ha chiamato Giusina. Lascia stare adesso. Guarda. Questa fetta qui di torta di Giusina, come mai è lì? Come mai è lì? Chissà perché. Guardate in un che belle, sono puoi pronte. Mettere anche questa sì, sopra. Sì, ci metto anche questa. Anzi, questa qui è ancora più buona perché è venuta bella cotta. Bella crosticina. Il risultato, Anto, è questo qua. Guardatene una. Vedete, dentro c'ha, è come un toast fritto, un cordon bleu di pane con due ingredienti, una bella idea. Guarda. Salva cena, salva pranzo, salva merenda, salva tutto. Salva aperitivo, tutto quello che vuoi. Grazie professore, lei ci salva sempre. Ma grazie a voi. Grazie.